Di nuovo Sallusti e poi Marco Travaglio sulla questione della maggioranza di Conte, perché si parla in questi giorni, in queste ore, molto spesso che è possibile una spaccatura, no? del governo e della maggioranza che sostiene Conte. Però intanto a spaccarsi è il centrodestra, Alessandro, no? Con Salvini e Berlusconi praticamente divisi su tutto, sull'Europa, sulla mozione di sfiducia al ministro Gualtieri, sul sovranismo. Che cosa sta succedendo? Ma certo, nei momenti di emergenza le divisioni diventano delle spaccature. Questo sta succedendo in maniera meno eclatante nella maggioranza, nel senso che, avendo la responsabilità di governo, lo dicono di meno, lo fanno vedere di meno, ma sono tantissime, e nell'opposizione. Anche se nell'opposizione io non trovo nulla di nuovo, il grosso della spaccatura è sull'atteggiamento nei confronti dell'Europa e quindi degli strumenti che l'Europa può metterci a disposizione. Su questo non vedo una grande novità, ci sarà un motivo perché Forza Italia nel PPE e Salvini e la Meloni invece sono in gruppi diversi e comunque non particolarmente europeisti. E quindi la grossa difficoltà è quello. In questo momento, siccome quella spaccatura non è teorica ma diventa pratica, è molto evidente, perché il discorso che sintetizzo, non me ne voglia se lo sintetizzo male, che fa Berlusconi siccome ci servono non alcuni miliardi ma almeno 500 miliardi, se non di più, questi soldi noi non li abbiamo e mai li avremo. Quindi questo piano Marshall non può che arrivare da fuori, e quindi, essendo noi nell'Europa, non può che arrivare dall'Europa. Salvini e la Meloni, secondo me, illudendo i loro elettori, invece dicono: no, ma guardate che ci sono dei sistemi per farcela da soli. I sistemi, devo dire, che hanno messo in campo fino adesso potrebbero produrre, a parte che voglio vedere trovare una maggioranza che approvi condoni edilizi, condoni fiscali, ma sono, insomma, strumenti che portano Berlusconi a casa alcuni miliardi. No, è che il problema non è che ha ragione Berlusconi perché a me è più simpatico, è perché ci servono almeno 500 miliardi. Chiaro. E né Salvini né la Meloni possono stamparli. Questo è il problema. Marco Travaglio.